Aida Jespica smentisce il bacio con Jeremias, ma il fidanzato la lascia. Aida Jespica viene rifiutata dal fidanzato dopo quanto accaduto con Jeremias Rodriguez. Aida Jespica ha dovuto affrontare un duro colpo al grande fratello VIP, dopo essersi avvicinata a Jeremias Rodriguez. I due sono apparsi molto complici durante quest'ultima settimana. I suoi atteggiamenti avrebbero fatto pensare ad un tradimento nei confronti del fidanzato. Quest'ultimo non ha preso molto bene quanto accaduto. Infatti, pare che Giuseppe abbia deciso di chiudere la relazione con la Jespica. Il tutto è accaduto in diretta. L'uomo avrebbe potuto chiamare Aida per avere un confronto. Ma Giuseppe ha deciso di non parlare con la fidanzata. Una decisione che, però, ha gettato nello sconforto Aida. Sia quest'ultima che Jeremias hanno smentito qualsiasi tipo di approccio spinto. La Jespica ha più volte dichiarato che tra loro non è successo niente. Il Rodriguez ha scelto di appoggiare le parole di Aida, dichiarando vagamente che tra loro non è successo nulla. Eppure queste loro dichiarazioni non sarebbero riuscite a convincere Giuseppe. I due hanno cercato di spiegare che Jeremias è un tipo che scherza con tutte. Anche Cecilia e Cristiano hanno preso le difese di Aida. In particolare, Malgioglio ha scelto di schierarsi dalla parte della Jespica. Jeremias Rodriguez e Aida smentiscono il bacio, il fidanzato della Jespica non vuole il confronto. Scappa da me, ho capito, è fidanzata. Queste sono state le parole di Jeremias, durante le prime settimane di convivenza nella casa. Infatti, il Rodriguez ha sempre cercato un contatto con la Jespica, la quale si è sempre mostrata innamoratissima del suo fidanzato, Giuseppe. Ilary Blasi mostra così alcuni filmati dell'ultima settimana. In particolare, l'attenzione si concentra sulla serata trascorsa con Cecilia e Ignazio Moser. Aida e Jeremias hanno ballato molto vicini e questo potrebbe aver infastidito Giuseppe. Ma la Jespica spiega che in America Latina si balla così, ma nient'altro. È una frase della Jespica a farla finire nel mirino del pubblico. Voglio uscire lunedì, se no qua finisce male. I due si sarebbero anche appartati, per qualche secondo, dietro la tenda del confessionale, dove sembrerebbe esserci stato un bacio. Aida si giustifica nuovamente, lui scherza sempre, mi viene vicino all'orecchio, ma sempre scherzando. Non è successo niente. Jeremias conferma queste parole. Aida Jespica in lacrime, il fidanzato la spiazza con un biglietto al grande fratello VIP. Ilary anticipa ad Aida che ci sono state delle conseguenze fuori per questa situazione. In confessionale che è un telefono, di cui il numero ce l'ha solo il fidanzato della Jespica. Giuseppe, però, decide di non avere questo confronto. Io gli mando un messaggio da qui e gli assicuro che non è successo niente. Se esco questa sera spero di vederlo.
nel confessionale che è anche una scatola per Aida, con dentro un bracciale che hanno in comune. Ma non solo, per lei spicca che è anche un biglietto da parte del fidanzato. Un gesto vale più di mille parole e tu con più gesti hai mancato di rispetto al nostro amore. Lei spicca appare sconvolta e dichiara di essere dispiaciuta per non avere avuto la possibilità di confrontarsi con lui. Jeremiah scherza e non c'è stato niente, rassicura Aida e il suo fidanzato. Ilaria ammette, però, che la decisione di Giuseppe è stata questa.